Allora, Gianni Colacione qui al 13° congresso di Radicali Italiani a Chianciano, siamo in compagnia di Blanca Bricegno che gli ascoltatori di Libri TV conoscono, abbiamo seguito grazie a lei un po' le vicende del Venezuela di questi ultimi anni, possiamo dire. Blanca è una compagna indio, un'amica e compagna indio venezuelana, ha una felpa stupenda con i colori del Venezuela. E è intervenuto a questo congresso cercando un pochino di riportare in qualche modo l'attenzione e di far suscitare l'attenzione su quello che accade in Venezuela. Il Partito Radicale si occupa in qualche modo, i radicali, di tanti luoghi del mondo dove vengono violati i diritti umani, e Blanca in qualche modo cerca di riportare l'attenzione su ciò che accade in Venezuela, che è molto grave, soprattutto in termini di violazione dei diritti umani, ma anche di strazio per quanto riguarda la popolazione civile, per quanto riguarda le loro condizioni, dei diritti civili che vengono compressi. Sì, grazie Gianni, veramente un grande abbraccio e saluto a tutti gli ascoltatori di Liberi TV, a cui la resistenza propositiva non violenta Aires Ven venezuelana ringrazia come sempre per queste occasioni di aggiornamento. Sicuramente la violazione dei diritti umani nel Venezuela è molto grave e ho cercato anche senza essere riuscita in modo molto chiaro, ma comunque voi mi date l'opportunità invece di chiarirlo molto bene, il fatto che nelle proposte per un sistema democratico e non castrocomunista nazifascista che la gioventù venezuelana nuovamente per l'ennesima volta uscendo per le strade ha chiesto al regime, e questa volta è caduto un italo venezuelano pugliese di nome Roberto Annese. Io questa mattina volevo veramente chiedere in nome anche dei pugliesi presenti in questo congresso e ovviamente a nome di questo eroe della democrazia e della libertà nel Venezuela fare un minuto di silenzio. Forse dovevo spiegarmi meglio e devo dire che la morte di Roberto Annese ha fatto nascere Aires Ven Puglia, e quando il cadavere è riuscito ad arrivare, perché ci sono molti punti oscuri su questa morte, ci sono stati non soltanto una messa alla Basilica di San Nicola, che è praticamente un centro storico della città di Bari, dove anche il sindaco, allora sindaco Emiliano, era presente, ma dobbiamo dire che la regione Puglia, da una parte nella figura del suo direttore, il dottor Introna, ha ricevuto una delegazione e quindi anche presente, e avevano deciso di accettare 5 persone. E l'associazione pugliese nel mondo ha 205 rappresentazioni, comunque di queste 5 persone che sono venute dentro la regione a parlare, a spiegare cosa stava succedendo, una delle persone era la persona che rappresenta Aires Ven Puglia. Questo successo è stato poi ovviamente, noi abbiamo scritto, noi come Aires Ven Puglia, una lettera aperta alla Regione Puglia, e questa lettera ha suscitato per la prima volta tra le tante attività che fanno i diversi gruppi di venezuelani una reazione molto violenta, come è da aspettarsi, dell'ambasciata del Venezuela a Roma.
con una lettera indirizzata al dottor Introne, alla Regione Puglia, dicendo da una parte che tutto quello che sostenevamo erano bugie. Ha dato del bugiardo al dottor Introne ed in più, curiosamente, in quel momento pre-elezioni al Parlamento Europeo, in quella lettera lì si dice al dottor Introne, direttore della Regione Puglia, oltre a che è bugiardo, che deve, se continua a ricevere le delegazioni dei fascisti venezuelani, allontanarsi dalla lista Tsipras. Allora, se questo non è un'interferenza, un'ingerenza di una nazione straniera negli affari strettamente locali e regionali della Puglia, io voglio capire allora cosa sarà. In più, oltre, diciamo, alle diverse manifestazioni che si sono fatte come conseguenza della morte di Roberto Annese, c'è stata a Bologna una riunione alla quale Aires Ven pure ha partecipato, dei Emiliano Romagnoli nel mondo. In questa riunione è assistito il dottor Mariella. Il dottor Mariella è il presidente dell'Associazione di Pugliesi nel mondo e ad un certo punto ha veramente dichiarato che, oltre al ritardo incomprensibile di consegnare il corpo di Roberto Annese per essere seppellito nel paese di origine, nel Barese, la condizione in cui questo cadavere è arrivato è degna ancora di ogni investigazione, ed in più ha detto che, come conseguenza di aver affrontato questa realtà corporea, corporale, totalmente diciamo congedata in un cadavere, lui non si sarebbe più azzittito rispetto a questa circostanza. Come conseguenza di questa lettera tanto violenta, di questa risposta dell'ambasciata del Venezuela, noi Aires Ven Puglia abbiamo scritto una lettera di sostegno al dottor Introne. E poi, avendo capito che la Mogherini doveva andare nel Venezuela ai primi d'agosto, abbiamo poi scritto una lettera alla ministro Mogherini. Abbiamo indubbiamente, diciamo, le ricevute di ritorno che questa lettera è arrivata, non ci è arrivato nessun altro commento, ma questo da Liberi TV lo sappiamo, che noi lasciamo le testimonianze di queste verità che non si possono nascondere, proprio perché Liberi TV lascia questo registrato. Sicuramente, certo, è tutto quello che dice ovviamente verrà poi pubblicato. Volevo tornare a questo congresso. Il tuo intervento è stato anche un intervento, insomma, in un certo qual modo, posso dire, risentito un pochino, anche, diciamo, di rimprovero, come lo possiamo chiamare? Perché? Bene, diciamo, non direi né risentito né di rimprovero, ma quello sì te lo posso dire, di amarezza, perché da quando esistono le commissioni partecipo sempre a quella che ha il carattere internazionale, o dove considero che questa nostra situazione possa essere espressa, ma non perché è il Venezuela, ma semplicemente perché è una metodologia. Io vado cercando di spiegare come questa metodologia si sta internazionalizzando, non solo nell'America Latina, ma adesso la Spagna sta correndo il gravissimo rischio che il chavismo ha pagato questo partito Podemos, che potrebbe avere un particolare successo prossimamente. Noi vediamo questi segni e cerchiamo di dare. Ora, che quando il relatore inizia a presentare di cosa la commissione ha parlato, ed è sempre omettono, cioè c'è un omissis di quello che si dice
sul Venezuela, quello che Aires Ven dice, allora veramente penso che alla terza volta, noi diciamo alla terza volta proprio bisogna, come chi dice, agire, e quindi a questa terza volta ho agito dicendo che 9 milioni di venezuelani che hanno diritto a plurime nazionalità, cittadinanza europee, vivendo la tragedia che stanno vivendo, non hanno un peso sufficiente per essere considerati. Sono più di 2 milioni, secondo il sottosegretario Giro, di italiani che vivono nel Venezuela. Neanche questo genera un peso, ma io ho ringraziato che ci fosse stata questa omissione, perché mi ha dato piedi a fare una relazione, un mio intervento completamente diverso, applicando i linguaggi che noi stiamo cercando di evolvere, onde veramente riuscendo a concepire molto, con molta chiarezza, ciò che chiamiamo la democrazia del siglo XXI, e andare anche a tagliare le gambe a qualsiasi possibilità di neototalitarismi. E questo ha anche una ragione con la quale io ho aperto la mia relazione, perché adesso anche per noi è molto chiaro che la situazione non è semplice, è piuttosto molto complessa, polidroma, e che per ora solo una certa parte di noi, soprattutto della resistenza, capisce un po' più approfonditamente cosa succede, perché tutti coloro che ancora credono che la pseudo opposizione collaborazionista burundanga, che voi conoscete questo termine, porta nuovamente nel 2015 ad elezioni, quindi ad un macello dove solo loro, come partitocrazia di questo monopartitismo in plurale imperfetto, rimarrà con le nanoquote di potere nuovamente. Però bisogna ricordare con molta precisione che nel 2013 sono stati assassinati dal terrorismo di Stato 23.763 persone. Quindi a quanti morti per anno queste persone pretendono proporre la loro nanoquota di potere? Grazie a Blanca Bricegno, e di nuovo appuntamento qui su Liberi TV. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie.